Ben ritrovati di nuovo su Review You. Vado a recensire al volo queste cover barra vetro temperato per iWatch 44mm serie 5.4. Link in descrizione del prodotto, acquistate ad un prezzo davvero competitivo, e la cosa bella è che sono di tre colori differenti, quindi avete un rosso acceso, un nero e un argento. Andiamo a aprire la scatolina insieme. Scatolina veramente semplice, ma che contiene all'interno tre graziose cover che fanno anche ovviamente da vetro temperato, diciamo. Non è proprio un vetro temperato, anche perché diciamo che è più una plastica comunque dura, antimpronta, che protegge comunque dai graffi, dagli urti, così come la scocca. Come vedete sono impacchettate a sua volta all'interno di questo, di questa pellicola, diciamo, protettiva di plastica, e avete anche le serviettine sia umide che bagnate, come anche quelle che vengono fornite per applicare lo schermo, nel vetro temperato sullo schermo, che vi permettono quindi di applicare benissimo senza poter sbagliare il vostro schermo, diciamo, proteggischermo dell'iWatch. C'è anche all'interno il panno in microfibra azzurro che non riesco a togliere, però avete visto c'è anche questo. Sono in totale 3, wet and dry. Ovviamente andate a prendere il vostro schermo dell'iWatch, lo andate a pulire con la servetta umida, poi lo asciugate con quella asciutta e applicate il vetro che ve lo faccio vedere, che c'è anche il case, e andate a togliere questa pellicola. È come andare ad applicare praticamente il vetro temperato del vostro smartphone. Stesso principio, e vi va a proteggere sia i bordi che anche la parte davanti. È veramente utile, soprattutto quando si va magari a sbattere contro la porta il proprio smartwatch, e quindi tante volte mi ha salvato. Questo è il rosso, poi c'è anche il nero, ve li faccio vedere. Vi lascio appunto il link in descrizione, così potete accedere direttamente al link e acquistarli. Questo è il nero, e poi infine abbiamo quello argento, molto bello. Eccoli qua, faccio vedere un po' dall'alto. Davvero un ottimo acquisto, ed è una plastica comunque dura. Se avete domande non esitate a porle. Alla prossima review.